Buonasera a tutti. Eccoci arrivati alla fine di questo primo ciclo di interviste da Vinitaly, nella postazione di Radio Number One. Ci troviamo qui con Michele Conognese, sommelier di birra, tra i massimi esperti a livello nazionale e responsabile del segmento birra per Bevande Verona. Benvenuto Michele. Grazie mille, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi a Vinitaly, 53esima edizione se non erro. È una fiera molto importante per quanto riguarda il segmento birra, però c'è anche la birra, per quanto riguarda il segmento vino, però c'è anche la birra. Esatto, perché comunque parliamo in generale di beverage e quindi non solo di vino. Dacci due parole in generale su Bevande Verona, sull'attività di Bevande Verona. Allora, Bevande Verona è un'azienda storica che opera nella provincia di Verona e in Verona Centro. E è un'azienda che si dedica principalmente al canale Horeca e per quanto riguarda la distribuzione di bevande. E dal 1990 ha iniziato a importare un prestigioso marchio birraio che è il marchio Paulaner, e il quale ha una serie di birrerie di proprietà e tutte di altissima qualità, e Bevande Verona ovviamente collabora con loro dal 1990. E noi ci occupiamo principalmente dei servizi dedicati alla ristorazione, quindi tutto il beverage che va nella ristorazione, e quindi dal vino, i superalcolici, e il segmento più importante per noi ovviamente è la birra e la birra in fusto, diciamo, ecco. Certamente, quindi immagino che ti occuperai anche tanto di formazione aziendale per calare poi sui professionisti a cui vi rivolgete tutte queste nozioni, queste novità e soprattutto il miglior modo per proporre la birra ai clienti. Assolutissimamente, praticamente la formazione per noi è la base di tutto, tant'è che io stesso sono stato formato nelle principali scuole che ci sono a disposizione per quanto riguarda la birra, che sono comunque collocate soprattutto in Germania, quindi Università della Birra Tedesca, che è Domens, nella quale sono diventato beer sommelier e nella quale ho fatto praticamente tutti i corsi di formazione legati alle materie prime, a degustazioni, all'impiantistica, che è molto importante nel nostro settore, perché ovviamente non è come aprire una bottiglia, però la mescita dal fusto al bicchiere deve passare attraverso una spina, e quindi bisogna essere anche molto bravi nel creare un impianto idoneo per poter dare la qualità migliore nel bicchiere, insomma. Giustamente, quindi ora lasceremo parlare il bicchiere perché ci spostiamo in postazione di degustazione. Eccoci quindi ora in postazione di degustazione con tre prodotti diversi. Vuoi spiegarci le caratteristiche essenziali di ciascuno prima di procedere a una piccola degustazione? Certo. Allora, vi presento la birra Paulaner L, Original L, ed è praticamente la loro birra di punta, la birra che si consuma in più quantità. È una birra L, quindi una lager, bassa fermentazione, bassa gradazione alcolica, perché siamo a una gradazione di 4,9 gradi, una birra filtrata, quindi molto pulita e molto digeribile. La non filtrata, quindi la Paulaner Zwickel o Keller Beer, invece ha un residuo di lieviti. La birra in antichità era non filtrata perché non c'erano i sistemi di filtrazione, e quindi i residui di lieviti erano sempre presenti all'interno di questa birra. Ovviamente, a differenza di una birra filtrata, la presenza di questi lieviti e dà un apporto gustativo e olfattivo superiore. E poi abbiamo la famosa F-Weiss, cioè la Weizen, quindi una birra non solo d'orzo, ma il cereale che viene utilizzato è anche il frumento, 50% frumento e 50% d'orzo. Il protagonista di questa birra qua è il lievito. Un lievito Weizen, quindi stiamo parlando di un'alta fermentazione rispetto alla bassa fermentazione di Paulaner L e Zwickel. Quindi un'alta fermentazione dove
i profumi vengono spinti maggiormente e la caratteristica delle Weizen è proprio quel profumo di banana e quindi il fruttato della banana. A livello visivo è sempre comunque una birra non filtrata, okay? Quindi questa velatura che si vede all'interno del bicchiere è data sia dai lieviti ma anche un po' dalle proteine che ci sono dei cereali, soprattutto del frumento. Per incontrare i miei gusti personali ti chiederei gentilmente un piccolo assaggio di quella più fruttata. Per te scegli quella che preferisci e concludiamo con un Cine da Vinitaly. Bellissimo colore, confermo, sì. È molto interessante. Ringrazio. Un brindisi a tutti dalla postazione di Radio Number One.